Let's go! Bentornati, ovetti, su Super Smash Brothers Ultimate! Nello scorso episodio abbiamo completato la modalità classica con chi? Con... non mi ricordo. Link bambino, mi sembra. E in questo episodio, beh, riaffronteremo come al solito la modalità classica, però poi andremo nella mischia, com'è che si chiama? Nella mischia multipla contro 100. Quindi, io vi invito a non lanciare botti di Capodanno, perché mentre registro è tipo il 4, grazie mille, e a scegliere un personaggio per la modalità classica. Mi sono perso un po', ma non importa. Allora, se non ricordo male, c'è un achievement per usare Mega Man, quindi useremo Mega Man oggi. Vai, sistema di armi variabile, pronto! Allora, a che difficoltà? Ve l'ho già detto, teoricamente parlando dovrei cominciare da 5.0, però per adesso comincio da 4.5. Vi prometto che domani, quando sceglierò, credo Palutena, non ne sono ancora sicuro, andrò a 5.0, tanto per vedere un po' come me la cavo. In ogni caso andiamo di 4.5, via! Pronti? E cominciamo! Blaster! Ok, cominciamo davvero tanto bene in realtà. Scudo di foglie, ok, perfetto. Dobbiamo colpire in fretta tutti quanti. Io Mega Man, teoricamente parlando, lo so usare pochissimo, quindi cerchiamo di sbrigarci un po'. Colonna di fuoco, volevo fare la colonna di fuoco, ma a quanto pare non ci riesco, ok. Attenzione, blaster piccolino, così ti attacchi al nemico. E forse riusciamo a fare qualcosa in questo modo. Non ti azzardare, Popo. Popo, non ti devi azzardare, ok. E ho anche fatto perfetto. Mica male, eh. Ok, allora, sistema di armi variabile, perché Ice Climbers, allora? Intanto più 0,7. Spero davvero tanto di arrivare verso il 9. Pronti? Magari superare il 9 sarebbe l'ideale, ma non ne sono ancora tanto sicuro. Vai così e fai il colpo, per favore. Mega Blaster e scudo di foglie. Ok, ancora Blaster. Non l'ho raggiunto, no. Perché non l'ha raggiunto? Aspetta. No, 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 no. No, allora, smettila. Ok, perfetto. E adesso cominciamo a fare buoni attacchi, tipo questo qua, e poi vola in aria, o forse no perché non gli va. Va bene, nessun problema, alzati, perfetto, addio. Wow, pensavo di cavarmela molto peggio con Mega Man. È vero che sto spammando alcuni attacchi, però sembra buono Mega Man. Wow, il voice crack, sembra buono Mega Man. Ora va meglio, sì, perché ci sono ancora persone che lanciano oggetti, che non sono oggetti ma non importa. No, ok, l'ho colpito, perfetto. Fuori casa, non ha senso, è finito! Il coso delle feste. Come hai fatto a parare? Ok, arma. Mi sa che ti sei quasi buttato giù da solo. Perfetto. E ancora microcoso. Non ti azzardare a toccarmi. Ah, mi è esploso in faccia, nessun problema. Scudo di foglie. E ancora il trapano così. Ehi, una Pokéball. Scelgo te. Dedenne, vabbè, è un Pokémon elettrico, quindi va bene. E Blaster. Haha. Ce la fa? Sa che ce la fa a recuperare. Vai così? Perfetto, addio. Ok, allora. Sta andando abbastanza bene, credo, il video. Ok, tutto quanto che funziona, perfetto. Chiedo venia. Teoricamente parlando non dovrei avere più problemi potenza, sì, come no, grazie. Non dovrei avere più problemi di video che non si renderizzano bene o che non funzionano. Però ho sempre il timore, quindi cerco di stare in silenzio, perché non si sa mai. Non si sa mai. Allora vai. Oh, cassa. Dammi a me lo Star Rod. Pecca di questo, ok. Captain Falcon. Ok, ben fatto. No, ok, stavo pensando ad una cosa, però... Nah. Forse riusciamo a fare due modalità classiche, dato che comunque mi sto sbrigando un po', senza neanche farlo apposta, quindi manco a dire. Però, ehi, che ne so io. No, no, odio queste casse, perché non riesco mai a distruggerlo. Ok, così. Ok, basta, rompilo. Oh mio Dio, non riesco a... Oh, ce l'abbiamo fatta finalmente. Peccato. Bene, adesso sapete che sono morto qui. Che succede adesso? Vediamo un attimo, me lo fa semplicemente... Ok, perfetto, mi ha fatto semplicemente saltare lo stage. Siamo contro Mega Man rosso, che suppongo sia... Boh? Proto Man?
Vabbè, dai. Oh no, più di un Mega Man. Ok, attenzione allora. Oh, attenzione. Oh no, fermi, fermi, cicci. Colonna di fuoco. A tutti quanti che mi copiano, a quanto pare. Attenzione. Ok. Posso colpirli questi cosi, per favore? Oh, no, no, fermi. Ok, no. Allora, la... volete... la... smettete. Oh mio Dio, non riesco a fare niente. Ok, bene così. Piano piano, se sto attento, magari riesco a fare tutto quello che devo fare. Se riesco anche a non prendere troppo danno. Ok, dammi una mano, coso gigante strano con l'occhio cui nome mi sfugge. E... oh no! No! Siamo già più di 100 perché non riesco a colpirli. Oh mio Dio. Ok, via, 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 ok. Allora, mi premi il pulsante A di grazia. Oh, fuori uno. Ne mancano ancora un sacco, in effetti, eh. Non ho ancora colpito. Bam. Oh, ce l'ho fatta. Ora, attenzione che... questo coso mi darà problemi, sicuramente. Ok. No, aspetta. Riesco a colpirli da in mezzo alle gambe? No, non ci riesco. Va bene, ora lo sappiamo. L'importante è saperlo. Vai, ora sparo anch'io da qua sotto. Perfetto, finché non vi avvicinate voi. Oh mio Dio. Non riesco a... va bene, grazie mille, coso giallo. E Blaster, oh, finalmente. Vai così, ora qualcuno deve esplodere però, tipo. Aia, sì, ma non io. No. Oh, ce l'ho fatta. 171 di danno. Mamma mia, ok, allora, fermi. Scudo di foil. Mamma, oh, smettila. No. Ok, fermati. Ok, no, 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 no. Vai, ok. E avvicinati a me, Cicci. Ok, perfetto, ne manca solo uno, mi sa. E ce l'ho fatta. Oh mio Dio, questo pezzo. Ah, va bene. In effetti erano uno verde, due rossi. Ah, no, aspetta. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Non erano sei i boss di Mega Man? Di questo Mega Man, insomma? Da dove viene questo Mega Man? Credo di sì. Ok, 7.8. Quindi adesso che devo fare? C'è il boss? C'è il boss, ma non è il boss finale. È Galleon. Che senso ha avere Galleon qui adesso? Non lo so, ma... ah, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito. È divertente in realtà. Ok, quindi andiamo avanti così. No! Servirebbe un contrattacco qui adesso. Ok, non importa, ma ho fatto qualcosa di buono a quanto pare. L'importante è andare avanti e beccare... oh, no, 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 no. E beccare Galleon. Aspetta, aspetta, io posso fare così. E restare lontano, senza avere quasi nessun problema, disse lui. Va. Ok. Oh no 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 no. Oh no 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 no. Non ti azzardare, non ti azzardare. Oh, la presa. Ok, bene o male le mosse di Galleon le so. Il problema è che comunque è fastidioso, quindi vai così. Taglia. Oh no. No 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 no. Aspetta, aspetta. Devo riuscire a fare almeno questa battaglia senza perdere troppi punti vita. Certo, vorrei davvero tanto andare dietro Galleon, ma non ci riesco perché... aspetta, forse così. Ah, sì, però mi ha colpito lo stesso. Però non mi ha sconfitto. Ok, va bene. Ok. Oh no! Mi fa saltare sopra Galleon? Non riesco a fare il D verso l'alto. Ok. Mamma mia, 3 secoli dopo ce l'ho fatta. Ok, vai così. Manca poco, ce la posso fare se sto attento. Ok, aspetta. Perfetto. Via. No! Ok. Smettila, Galleon. Sei troppo fastidioso. Davvero troppo fastidioso. No, mi spiace. Quell'attacco lo conosco fin troppo bene. E abbiamo finito. Oh, mamma mia. Galleon, alla faccia. Fine. Ok, dai. Quindi il boss finale... che sia Dottor Mario? Avrebbe senso. Ok, sì, perfetto. Perché Dottor Wily, quindi sì, ha senso. Vai con il Blaster. Tanto finché non usi... il tuo... ok, perfetto. La tua... com'è che si chiama? Non mi ricordo come si chiama. Cape. Non, mantello. Ok, che non esiste perché in realtà non è un mantello, è un'altra cosa in Dottor Mario. Però il blaster funziona sempre. Ok, vai così. Salta. E per poco non ti ho colpito, dai. Forse riesco a beccarti e fare così. Oh, eccolo qua. Perfetto, l'ha usato finalmente. Vediamo se riesco finalmente ad afferrarti e fare... la combo di Mega Man qual è? Aspetta, non mi ricordo mai. Aspetta, no. Becca di questo? Ok. No! La smetti di riflettere i miei colpi? No. Aspetta. Vai così. Perfetto. E adesso... colonna di fuoco. Ho fatto? Ah, oh! Che c'entra Mewtwo? Questo non è Dr. Wily. Questo è... Blaine, a quanto pare. Ok. Oh! Becca di questo. No, l'ha parato. Oh, aspetta. Aspetta, 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 aspetta. Ecco, attenzione.
Vai così. Cerchiamo di limitare i suoi attacchi, che se no è un problema per tutti quanti. Non mi aspettavo di trovare Mewtwo. Non ho capito perché Mewtwo, ma va bene. Sì, lui piace Mewtwo. Che ci posso fare io? Stordimento. E dai. No. Ah, dannazione. Ho provato a fare la carica dell'attacco. Questi Joy-Con sembrano davvero troppo bestiali. Il punto è che non riesco neanche a colpirlo, a quanto pare. Aspetta, aspetta. No. Oh no, non ti azzardare, aspetta, vai così. Non riesco a colpirlo, seriamente non riesco a colpirlo. Oh mamma mia, mi ha colpito lui 50 volte di più rispetto a me. No, devo rifare la battaglia. Fortunatamente prima di cominciare ho comprato un biglietto, quindi vai così. Ho cliccato il biglietto, eh. Ok, ora mi ci fai andare, perfetto. Ah no. No, smettila. Ok, finalmente l'ho colpito, eh. E ancora una volta. Bam, ce l'ho fatta? Mi sa proprio di sì. Ora al 100%, ok. Ah. Ben fatto, round finale. Non c'era scritto però Mewtwo, eh. E 9.0. Ok, piano piano ci stiamo avvicinando al 9.9. Dannazione, devo raggiungere il 9.9. E adesso, come al solito, ci sono i crediti a sparatutto, giusto? Esatto, quindi clicchiamo e colpiamo. Masahiro Sakurai, ok? E andiamo avanti. Ora, ve l'ho già detto però, oggi affronteremo anche la mischia contro 100. E vorrei davvero tanto provare un certo personaggio che suppongo sia tipo l'essenza primordiale del oh mio dio, ho sconfitto tutti quanti in un colpo solo. Ossia Dedede. Perché? Perché Dedede ha un attacco che la CPU raramente evita, ok? È com'è che si chiama l'attacco quello verso l'alto, B verso l'alto, speciale alto, ce l'ho fatta, che se colpisce fa tipo male, quindi conviene usarlo. Ok, e vai così. Non so perché sto caricando ogni tanto il colpo, però ci sono punti fissi, insomma, di dove spawnano. Eccolo qua, questi cosi rosa, che in realtà aiutano tipo un sacco nel punteggio. A quanto pare, ok, se i nemici vi vengono addosso, questo non l'avevo neanche notato perché non mi hanno mai colpito quasi, vi stunnano per qualche millisecondo, quindi state molto attenti. Ok, e vai così. Prossimo stage. Intanto siamo già a 3 regali. Vai, ok. Cioè, vi rendete conto che la maggior parte delle lotte durano meno della sezione dei crediti? È una cosa molto divertente, in effetti. Ok, no, giusto, è un po' inutile. Però vi posso dire questo. Dopo questo video, ho calcolato che me ne rimangono, mi sembra, 3 o 4 della modalità classica. E poi vedremo un po'. Anzi, forse anche di meno, forse 2. Non lo so, devo ancora decidere, in effetti. Perché vi ricordo... coso piccolino rosso, dannazione. Vi ricordo che ovviamente ora sto facendo la modalità classica solo per, tra virgolette, compensare il fatto che il video sarebbe troppo corto per mostrare, ecco, solamente una funzione della mischia multipla. Ok, vai così. Inoltre, ehi, così almeno faccio qualche achievement. Vai così. Ora colpisci il coso rosa. Ora come ora adesso non mi interessa più provare a raggiungere quasi 2 milioni, ma solamente ottenere tutti quanti, o meglio, tutte quante le ricompense. Vai con il blaster, ciccio. Ok, e colpisci quel coso di grazia e vai, perfetto. Oh, ancora? Esplosi? Esplosi? Ancora una volta? Non riesco a parlare durante questi stage. Però sì, abbiamo raggiunto forse 7... ok, perfetto, 1.700.000. E basta così, dai, finiamo Bandai, qua c'è Sora, giusto, qua adesso c'è Nintendo, esatto, e abbiamo finito. Ok, qual è lo schermo di vittoria per Mega Man? Eccolo qua, e basta, fine. Risultati. Dunque, finali. Le ricompense, ovviamente Mega Man, eccolo qua, e... Zekrom, ne ho tipo 7, ma non importa. Revali, Florindo, cappello da Cibirobo, soldi, ok, perfetto. E Sonic... oh mio Dio, che schifo. A me non piace Sonic Boom, per niente. Ok, intanto però qui abbiamo 2 cose, bene. Abbiamo sbloccato... aspetta, cosa? Sì, va bene. Intanto carina come cosa perché Dr. Wily che... prega Mega Man, a quanto pare? Vabbè, non importa. Wendy manda un KO un totale di 15 avversari in uno scontro di massa. A quanto pare l'ho fatto, va bene. Ora, c'è qualcuno che
O meglio, qualche cosa che mi richiede... Oh, completa la modalità classica con X. Con Snake. Con Greninja alla fine. Questo no. Cos'è questo? Aspetta. Disputa 8 scontri di squadra in modalità classica. King Dedede. Vedremo. Palutena, l'ho vista. 5 strumenti di recupero e completa la modalità classica. Ok. Fire Emblem e Pokémon. Quindi l'unico altro necessario, anzi gli unici due altri necessari sono 4. Quindi sono gli unici 4 necessari. Sono King K. Rool, Greninja, Palutena e Snake. Gli altri sembrano essere opzionali, tra virgolette. Perfetto, quindi adesso proviamo un po' la mischia multipla accento e vediamo se ho ragione con il dire che King Dedede è tipo OP. In queste modalità almeno. Ho paura per quest'altra mischia multipla, ossia la mischia spietata, però andiamo prima con la mischia 100, vai. Abbiamo deciso di usare King Dedede. Nello scenario le rovine? Ok, allora fammelo scegliere per bene, perché ne voglio scegliere uno caruccio. La torre delle origini, se non sbaglio, era un achievement, giusto? Quindi proviamo, dai. Con King Dedede. Suppongo siano molto deboli questi qua, altrimenti non avrebbe senso. Esatto. Vai così, Dedede, Dedede Smash. Ed è per questo che ho scelto di usare Dedede. Perché questo attacco basta per tipo distruggere tutto il mondo. E qualcuno scende giù però, per favore. No? Va bene, allora salgo io su. Vai giù. Ok. E ancora giù. Oh, aspetta, quello ero io. Hai usato il mio personaggio. Come ti permetti di usare il mio personaggio contro di me? Ok. Gordo. Gordo è potere, Gordo è saggezza, Gordo è bellezza. Ok, vieni qua. Ok, no, 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 no. Oh, quanto male è questo? Basta. Ok, perfetto. Il Pau, adoro il Pau, perché distrugge tipo il mondo, distrugge il Pau. Ok, vai così. Va abbastanza bene, ce ne mancano 76. Ah, e ogni tanto spawnano a quanto pare anche... No, ok, salta, ok, ce l'ho fatta. No, aspetta, Dedede, fai un bel salto e colpisci tutti, bravissimo. Oh no, no, non posso perdere anche la mischia 100. È vero che ho perso l'altra mischia, ma non perderò quella 100. Esplosione arcana! Ok, perfetto. E scivola. Usiamo il Gordo ogni tanto, perché il Gordo può essere molto comodo. Perché colpisce tipo 700 nemici. Vai così. E scivola. Sembra essere non tanto complessa quanto... Bisogna stare attenti a quello che si preme e si clicca. Ok. Vai così. Ogni quanto ci sta un nemico, mi sembra... Ogni 25, vediamo un po' se ho ragione. Ok, e non importa perché l'ho tipo sconfitto adesso. Ok, io vorrei fare questo attacco, grazie. Ok, grazie mille, gioco. E... quello venga qui? Grazie mille, cicci, ok. È un po' un peccato che io abbia tipo solamente un mi caricato. Però, che ci posso fare? Esplodi? Bravissimo, inoltre l'esplosione è mia. Questa è una cosa che se non sbaglio non c'era in Smash 4 o Smash 3. Smash 3 sarebbe Brawl, eh. Brawl. Ossia il fatto che le bombe, che se le lanciate voi non vi feriscono. Perché in Brawl di sicuro vi ferivano. E non importava chi l'aveva lanciate. Oh mio Dio, senti ciccio. Colpisci tutti, ok. Oh, senti Mark. Mark, smettila. Mark, perché vuole prendere... Si è buttato giù da solo. Ok, divertente come cosa, ok. Bam, su. Dedede, sei tipo OP. E devo tipo finirla quanto in meno di 5 minuti in questo scenario, mi sembra. Però, ehi, hey, l'ho praticamente già fatto. Ok. Qualcuno scenda? No, eh? Allora, oh! Il Pau! Ok, l'ho colpito io il Pau, a quanto pare. Ehi, hey, ciao, re di Hyrule. Com'è che si chiamava nel gioco? Non è il King of the Red Lions, perché quello là è di Wind Waker. Manca uno? Ok, Dark Dedede. No! No, 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 no. Dedede! No, Dedede, non ti azzardare neanche, ciccio. Ok, ben fatto. Abbiamo vinto e a quanto pare ha inquadrato solamente la panza di Dedede. La panza di Dedede. Ok, direi che abbiamo fatto bene, eh. Meno di 5 minuti, quindi qualche achievement. Sì. Uno solo, due. Parrucca del campione e... Oh, è un livello 2, quindi me. Però non avevo questo spirito, quindi nice. Per cosa l'abbiamo questo qua? Vinci entro 4 minuti una mischia contro 100 in solitaria. Cos'è che non posso... Ah! Ho tutto? Cioè posso sbloccare tutto quanto potenzialmente? Bene. Affronto una mischia spietata in solitaria e sconfiggi 3 KO. Non so cosa voglia dire, ma vuol dire che userò Capitan Falcon forse.
Mischia contro 100 in solitaria e manda KO un avversario con uno Smash Meteora. Grazie. Mischia All Star in solitaria usando Luigi e infliggi danni con una provocazione 3 volte. Può essere un po' complessa come cosa. Wolf e Ken. Ok, queste sembrano essere abbastanza fattibili, però queste sono comunque cose che non posso fare perché le ho già mostrate. L'unica che posso fare domani è questa qua della mischia spietata. Infliggi 3 KO. Beh, proveremo a farlo. Quindi, io adesso vi saluto e nella prossima parte di Super Zoom Burp Brothers Ultimate affronteremo un'altra volta la modalità classica con probabilmente Palutena. Ma devo ancora scegliere. E poi andremo nella mischia multipla finale, ossia la mischia spietata. See you next time, baby.